Domani, 16 luglio, amici, è la festa della Madonna Regina del Monte Carmelo, che la Chiesa nella prima lettura della Santa Messa vede prefigurata nella piccola nube che sale dal mare e porta alla terra inaridita la pioggia ristoratrice, fuor di metafora, il Salvatore promesso. Guardando a lei, noi guardiamo dunque a colui che da lei è portato e che in questa festa mariana è richiamato anche dallo scapolare donato da Maria a San Simone Stock e destinato a tutti coloro che vogliono accogliere non solo il segno, ma ciò che esso significa. Cristo è l'abito che, ricoprendoci, diventa il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere. Noi vogliamo riaccogliere questo dono con nuova convinzione, nella nostra epoca in cui, come disse con grido forte e preoccupato San Giovanni Paolo II, l'uomo nella sua umanità muore. Poiché smarrisce il senso del suo essere uomo e distrugge se stesso, allontanandosi dalla verità. Epoca, la nostra, della felicità cercata a basso prezzo, svincolata da ciò che la rende autentica. Epoca che ritiene felicità il soddisfacimento di ogni desiderio o capriccio, nell'illusione di aver diritto al piacere ad ogni costo e senza preoccuparsi della malattia profonda, tristezza, inquietudine, frustrazione che nasce da questa impostazione. La possibilità di cambiare c'è, ma suppone il ritorno alla sorgente, il rifiuto coraggioso di una mentalità mondana che porta al suicidio del nostro popolo in un'Europa che si ritiene intelligente per aver rifiutato le sue vere radici. Senza Dio l'uomo si perde. Occorre tornare a dire a Dio: Padre, tu sei il nostro Padre, affermando in tal modo il nostro essere figli e il nostro essere fratelli in una fraternità che non nasce dal fatto che gli altri sono miei simili, ma dal fatto che, come me, sono figli dello stesso Padre. Di tutto questo ci parla lo scapolare, il benedetto abito che Maria ci offre come segno del suo amore. Per essere noi stessi davvero, come il Padre ci ha pensati e creati. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.